Ciao a tutti, oggi vediamo come inserire e modificare le luci in Blender. Quando iniziamo ad avere dei modelli all'interno della nostra scena, possiamo iniziare a lavorare anche sulle luci. Di default abbiamo già una luce all'interno della scena, così come anche una telecamera. Se la andiamo a selezionare e andiamo nelle impostazioni della luce, vediamo che ci sono tutta una serie di opzioni. Se invece non abbiamo la luce in scena e vogliamo aggiungerla, basterà andare in Add, Light, e possiamo selezionare anche qui la tipologia. Come vedete sono le stesse che ci sono qui. Andiamo in modalità Render Preview, che ci permette appunto di vedere l'effetto dell'illuminazione, pur essendo comunque un'anteprima. La Point Light è una luce che permette di illuminare in modo regolare in tutte le direzioni gli oggetti che si trovano attorno. Quindi vuol dire che la fonte luminosa parte dal centro e poi si irradia, per così dire, su una sfera in tutte le direzioni. Se noi la andiamo a spostare possiamo già vedere l'effetto di questa luce. Possiamo vedere appunto le ombre che crea e l'intensità sui vari oggetti. Ovviamente la luce ha delle parametri di base come il colore, che noi possiamo andare a modificare, la potenza e il raggio. Ci sono però ulteriori opzioni, per esempio se noi attiviamo Custom Distance abbiamo la possibilità di settare manualmente appunto qual è la distanza massima in cui questa luce ha effetto. Quindi se mettiamo 0 ovviamente da vicino, quindi la luce non ha effetto sugli oggetti, a meno che non siano molto vicini, e man mano che andiamo a ingrandire avrà effetto sempre più in distanza. Quindi se vogliamo una luce molto localizzata potremmo tirare la distanza molto giù come valore, per esempio se volessimo fare una lampadina vicino agli oggetti sulla scrivania. Altra cosa importante è il fatto che questa luce possa o meno abilitare le ombre. Una cosa importante da dire è che in realtà quello che noi adesso vediamo dipende dal tipo di rendering che noi andiamo a selezionare. Infatti, come sapete, in Blender ci sono due tipologie di rendering, quello in tempo reale Eevee, che è anche quello che viene utilizzato per l'anteprima di default, oppure Cycle. Chiaramente ognuno di questi due motori di rendering ha delle impostazioni e la maggior parte hanno effetto sull'effetto che poi la luce va a creare sugli oggetti, e quindi quello che noi vediamo qua potrebbe essere non esattamente l'effetto finale ma un'approssimazione, con delle differenze a seconda delle impostazioni del motore di rendering e della scelta soprattutto del motore di rendering. Ma del rendering ne parleremo in un video apposito. Allo stesso modo noi possiamo ovviamente creare più luci, quindi per esempio lasciamo questa qui, possiamo modificare la stessa luce e passare a un'altra tipologia senza crearne una nuova. Però in questo caso, per vedere le differenze, possiamo anche crearne direttamente una nuova. Passiamo alla spot. La spot è per definizione il classico faretto, cioè parte da una direzione precisa e ha un target preciso. Quindi a differenza della point light, che se settata correttamente fondamentalmente prende un'area molto elevata in tutte le direzioni, come può essere questo, invece la point light illumina in una direzione molto precisa ed è quindi appunto l'effetto del classico faro. Anche qui abbiamo tutte le varie impostazioni. Ecco, vedete che più mi avvicino più questo effetto è visibile, ma ovviamente noi possiamo lavorare sulle impostazioni. Anche tramite la freccia che vediamo possiamo direzionarla. Anche qui possiamo definirne il colore, mettiamo un colore diverso in modo da evidenziare il più possibile la luce. Potremo aumentare la distanza e la potenza. Vedete che incomincia a vedersi molto di più. E anche qui abbiamo però le impostazioni sullo spot shape, cioè quindi la dimensione di questo cerchio del nostro faretto. Quindi possiamo restringerlo e quindi farlo più localizzato, oppure espanderlo. Quindi essendo stile faretto noi potremmo anche decidere di avvicinarlo un po' e di localizzarlo solo sul tavolo dove ci sono questi due oggetti. E qui c'è anche un po' il blending, quindi il fatto che sia un po' più sfumato. Possiamo anche decidere di mostrare il cono di luce. Questo vi fa vedere effettivamente come la luce sta lavorando. Abbiamo poi altre due tipologie di luce. Queste vanno a coprire delle aree invece più grandi, l'area light e la sun. Partiamo dall'area light, appunto una luce di grandi dimensioni che possiamo modificare direttamente con la scala, come se fosse una qualsiasi geometria, per farla della dimensione che vogliamo. E appunto questa può essere utile per una luce che proviene da una fonte molto ampia, come potrebbe essere una finestra per esempio, o un gruppo di strisce LED che coprono una determinata area. Anche qui aumentando la potenza possiamo vedere meglio l'effetto che ha sulla scena. Qui abbiamo la dimensione che possiamo sempre modificare.
quindi è sicuramente una luce più morbida rispetto chiaramente ad esempio al faretto, che però prende un'area molto molto più grande. In ultimo abbiamo la sunlight, che appunto è quella che va a simulare la luce solare, quindi è per illuminare tutta la scena delle grandi aree. La caratteristica di questa, appunto, come vedete è molto forte, è la seguente, cioè se noi andiamo a spostarla, se vedete non cambia praticamente niente, questo perché simula il sole, quindi non è la posizione o la distanza che va a cambiare l'intensità o l'effetto della luce, perché appunto simula una fonte come il sole che è molto distante ma molto molto forte. Quello che possiamo cambiare però è l'inclinazione, che appunto come il sole a seconda dell'inclinazione genera un effetto diverso. Infatti se voi andate a cambiare l'inclinazione vedete che in modo simile al ciclo notte e giorno avremo un effetto più perpendicolare con le ombre più nette e un'illuminazione neutra, e invece andando a ruotare un'inclinazione con le ombre sempre più lunghe, proprio come se fosse un tramonto. Ovviamente l'inclinazione vale anche rispetto alla direzione in cui vogliamo simulare che sia il sole. Colore lo possiamo assolutamente modificare, quindi creare gli effetti che vogliamo. Io in questo caso, visto che ho già colorato le altre luci, lo lascerei neutro. La possibilità ovviamente di attivare e disattivare le ombre e come sempre la potenza effettiva di questa luce, che chiaramente ha effetto su tutto e quindi bisogna stare attenti alle impostazioni, però tendenzialmente anche qui, a seconda dell'inclinazione che scegliamo, può essere una luce un po' più morbida, che quindi va a riempire un pochino rispetto all'inizio tutte quelle zone che avevano delle illuminazioni e delle ombre un po' più nette. Queste sono le principali tipologie di luci che ci sono in Blender. Chiaramente la scena adesso è migliore, possiamo aggiungere ovviamente tutte le luci che vogliamo nella scena per renderla ancora più realistica. Teniamo presente che, appunto, come abbiamo detto, tanto dipende dalle impostazioni di rendering, quindi dal motore utilizzato e dalle impostazioni stesse del motore di rendering, e soprattutto anche dal fatto che tutti questi oggetti non hanno ancora dei materiali. E di materiali ne parleremo in un video apposito, ma chiaramente senza le impostazioni sul materiale anche l'effetto che la luce ha sugli oggetti cambia. E quindi finché non abbiamo dei materiali settati correttamente non avremo un effetto desiderato. Quindi chiaramente quando noi facciamo le luci dobbiamo tenere presente che è tutto legato anche a materiali e motori di rendering. Vedete che se vado su Cycle già l'effetto, pur non avendo impostato nulla, è diverso, tendenzialmente migliore perché non è in tempo reale. Vi ricordo che per un'interazione più rapida in descrizione c'è il link al profilo Instagram, cui possiamo anche tramite le storie, le domande interattive, interagire più velocemente, magari dando anche informazioni che possono essere utili anche ad altri utenti. E in generale, al di là del tutorial, se vi interessa, ci sono altre risorse per chi vuole lavorare in quest'ambito che trovate nelle altre playlist, in particolare anche nel podcast che vi lascio sempre in descrizione. Fatemi sapere come al solito se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo video.